Mio padre è venuto a Ferragna nel 1932, era uno dei primi periti industriali che esistevano nella provincia di Savona ed era stato assunto all'ufficio all'ingegneria inizialmente. E perciò ha avuto, diciamo, quando c'è stata l'evoluzione, soprattutto nel campo cinematografico, avevano richiesto parecchi tecnici e lui era stato preso in quel periodo lì. È iniziato poi a conoscere tutto lo stabilimento, era savonese, savonese. Perciò praticamente quando la Ferragna ha cominciato un'evoluzione un po' massiccia, nel 1932, soprattutto il periodo dei grandi film che iniziavano ad andare sul mercato, c'era una richiesta enorme di produzione cinematografica e lui era stato assunto anche appunto per studiare insieme altri tecnici. L'ambiente dove era lui, l'ingegneria, c'era parecchie persone, diciamo, bravissime, che con un'esperienza notevole, che era nata praticamente proprio con la pellicola, con gli inizi della pellicola. Perciò si era fatta un'esperienza notevole, ecco. Sì, è iniziata allora la Ferragna con film, proprio in quegli anni era diventata film. Inizialmente era film Cappelli, perché era stata acquistata dalla Cappelli di Milano. La Cappelli l'aveva acquistata da un'industria diciamo francese e poi in seguito è diventata poi Ferragna. Successivamente, quando c'è stata questa evoluzione, si è diventata autonoma. Nel frattempo, nel 25, 1925, era subentrato il famoso ingegner Schiatti che aveva preso in mano lo stabilimento ed è stato un po' il CEO di tutto, perché è stato proprio l'inizio di un'evoluzione enorme, legato al dottor Marmont, che sarebbe stato il capo amministrativo della Cappelli allora a quei tempi, che poi dopo è diventata Ferragna. Questo Marmont, in quel periodo lì, c'era dei problemi legati alla vendita di prodotti. C'è stato un po' di crisi, probabilmente anche per la questione del periodo del sonoro, poi nel 27 è venuto il sonoro, c'è stato un periodo di crisi. Lui è riuscito a superare questa crisi vendendo dei prodotti a basso costo, però vendendone tanto è riuscito a rientrare nelle spese. E di lì poi è partita la Ferragna praticamente con la nuova veste, che poi si è espressa proprio particolarmente dal 32 in avanti, ecco. Io ho una percezione, diciamo, molto bella, perché in quel periodo lì, soprattutto i ragazzi, vivevano un ambiente, non dico ovattato, però di una certa tranquillità, una certa sicurezza. Tranquillità, nonostante che il periodo in cui sono nato c'era la guerra, nella guerra che è iniziata nel 40, io sono del 41, però lì a Ferragna si è cercato sempre di mantenere una certa quale, diciamo, omogeneità tra le persone che vivevano in quell'ambiente. E sì, si poteva chiamare anche paternalismo, diciamo, come si è poi il termine si è usato poi successivamente, però effettivamente chi viveva nell'ambito della Ferragna si sentiva tranquillo perché c'era il lavoro e il lavoro è tutto, se manca quello tutto il resto cade. E nello stabilimento c'era un gruppo di persone molto unite che oltre ad avere una grande esperienza fatta proprio in loco, forse come diceva mio amico prima, che diceva che c'era anche gente che aveva studiato poco. Però poi col poco studio e la pratica, grande pratica e disciplina che si usava durante quel periodo lì, perché soprattutto il periodo fascista era significativo il fatto che c'era la disciplina che si rifletteva poi tutto quanto, no? E di lì poi anche tutto il resto veniva di conseguenza, si stava bene, l'ambiente era quello che era e tutti potevano andare avanti con, diciamo, certo problemi ce n'erano, però soprattutto noi ragazzi questi non li sentivamo e vivevamo in un certo, diciamo, clima benefico. Io soprattutto sono nato proprio davanti allo stabilimento, proprio
proprio a 100 metri, proprio davanti, nella zona chiamata Filmagna, famosa Filmagna, che è nata con lo stabilimento. Perché la zona Filmagna? La zona Filmagna è, c'era praticamente gente che era, diciamo, disponibile, doveva essere disponibile sempre, notte e giorno, perché lo stabilimento lavorava praticamente su tre turni e allora era necessario avere del personale disponibile di pronto intervento sempre. Infatti in quella zona di Filmagna esistevano capi operai, capi officina, c'era tutto, c'era laureati che allora non erano poi tanti, ma erano quelli che dirigevano un po' tutto, che praticamente dovevano essere sempre disponibili per la produzione, per la lavorazione. Chiamiamola gente che dava il proprio contributo con un certo, diciamo, con una certa quale disponibilità, ecco, ed era pronta a tutto. Io mio padre mi ricordo che lo vedevo partire alle 7 al mattino, tornava per pranzo, un'ora di pranzo, poi ritornava là, io fino alle 7 non lo vedevo, non lo vedevo più perché lui continuava, praticamente faceva 12 ore al giorno, 10-12 ore al giorno, perché era richiesto proprio un continuo diciamo, presenza sul lavoro. Soprattutto mio padre era vice capo officina, cioè prima nell'ingegneria, poi l'hanno passato all'ingegneria, all'officina e faceva vice capo officina. E lì con 200 operai, l'officina era grandiosa perché facevano di tutto come spiegavano prima, ogni diciamo, specialità era prevista in officina. C'è una storia un po' singolare la mia, perché mio papà è morto che io avevo 15 anni, lavorava anche con l'istabilimento, si è ammalato, aveva problemi probabilmente di cuore, poi era un gran fumatore, probabilmente ha avuto anche una delle cause, sarà stato quello, credo, e è morto e io a 15 anni sono entrato a lavorare, perché c'era anche quella possibilità, poi mia mamma non stava bene, anche lei, e probabilmente ero l'unico che potevo, e l'ingegner Schiatti dice, può benissimo entrare il suo figlio, e sono andato io, a 15 anni sono andato io. Naturalmente, diciamo la verità, mi hanno favorito in un certo senso, perché mio padre, conoscendo anche praticamente una certa, diciamo, dirigenza lì, mentre allora, mi hanno preso come ragazzo di studio all'ingegneria, ed è lì che è nato il mio, diciamo, il mio lavoro in Ferragna. Del 56, a ottobre del 56 sono entrato, lui è morto agosto, a ottobre sono entrato io. Avevo fatto le medie, avevo finito, avrei dovuto continuare, il programma era che avrei forse continuato, ma l'esigenza di occupare un posto di lavoro, perché non c'era altra possibilità di avere uno stipendio o un salario, sono entrato io. Sono entrato e naturalmente mi dice, signora, lasci venire suo figlio, vedrà che poi se lui è bravo, studia, magari poi ha la possibilità. E lì, dico la verità, mi sono trovato bene, perché quando sono entrato lì dentro, forse grazie anche un po' a quello, però cioè, era un ambiente severo, però mi lasciavano anche stare, poi ho deciso di studiare, ho iniziato a fare un corso Serrala Savona di disegnatore meccanico, dopo disegnatore meccanico ho fatto le serali da geometra qui a Savona. Fatto da salari da geometra, poi mi sono diplomato, ma nel frattempo io mi sono fatto un'esperienza sullo stabilimento, su tutto. Inizialmente io lavoravo con un tecnico del reparto A, con un tecnico, un perito, il quale appunto mi ha insegnato un mucchio di cose e ho iniziato poi con il reparto A, dove veniva fatto il triacetato, che sarebbe poi la base per l'emulsione e tutto qua. E da lì c'erano tutti gli impianti, no? Famosi impianti di stesa prima del triacetato, che utilizzava degli impianti del vecchi inizialmente per quanto riguarda i fumi di cotone, e questi erano stati adattati per fare il triacetato. E il fumi di cotone si faceva con una miscela di nitrato e di acido solforico e lì si otteneva il fulmicotore. Poi successivamente veniva utilizzato
solamente il cotone, che veniva poi impastato con altri solventi, no? Cloruro di metile, di lì veniva poi mandato a dei famosi bac, così chiamati, qualcuno si era chiesto cos'erano, erano dei contenitori dove a cascata veniva poi fatto uscire le bolle che si formavano dentro, per avere poi una stesa, anche lì c'era delle stese, degli affari apposta per stendere, veniva messo su un nastro che girava, questo nastro portava via questo triacetato e usciva fuori, veniva poi, entrava dentro a una specie di una grande, diciamo, zona dove poi veniva asciugato e poi arrotolato, e venivano fatti dei grossi rotoli di questo triacetato, che poi veniva poi inviato successivamente per le stese. Ecco, la prima esperienza che mi sono fatto era lì. Nel primo periodo aiutavo questi progettisti nel fare le modifiche, nel portare le tubazioni a questo impianto, cioè tutto quello che riguarda i problemi dell'ingegneria. Ecco, legati a quello, soprattutto per quello, e ho avuto le prime conoscenze proprio in quel settore lì. Ecco. Nel frattempo io studiando, poi mi sono diplomato, allora avevo poi una conoscenza in più per quanto riguarda altri settori. Ecco. Diciamo che le acquisizioni maggiori sono state poi dal 56 fino al 63-64. 64 l'anno in cui l'anno poi di intervento della 3M. Successivamente con l'intervento della 3M c'è stata poi una modifica anche degli organici. Lì l'ingegneria era strutturata in un certo modo, cioè l'ingegneria c'era varie sezioni, un ufficio tecnico impianti, dove si progettavano gli impianti, poi c'era un ufficio tecnico edilizio, c'era un ufficio tecnico elettrico, dove è stato poi l'ingegnere anche Gervasio, e cioè ci sono state diverse sezioni che poi successivamente con l'avvento della 3M c'è stato proprio un cambiamento proprio di mentalità, assolutamente, e c'è stato proprio anche una diversificazione, forse maggiore, anche perché gli americani avevano una mentalità un po' diversa dalla nostra, abbiamo dovuto un po' adattarci anche a certi sistemi. Loro praticamente basavano un po' tanto sulla collaborazione, era un fatto molto collaborativo e di spesa, mentre noi si spendeva tante volte senza avere magari cioè mentre si faceva delle spese senza seguire poi magari un programma anche in funzione anche poi delle vendite. Con gli americani ci è stato imposto di fare le cose legate alle vendite, cioè se tu facevi un lavoro che poi aveva un riscontro, un rientro come soldi, a quel punto si poteva benissimo fare una progettazione, andare avanti. Con loro questo discorso qui era molto difficile, difatti avevano inventato dei documenti sui quali bisognava dimostrare che il lavoro che facevi dava poi dei risultati, ma non c'era solo il nostro gruppo, poi intervenivano anche altri gruppi che praticamente valutavano poi se questo tipo di lavoro dava dei rientri. È stato un po' quello il cambiamento di mentalità con la 3M, anche se la 3M forse come non aveva una mentalità legata al prodotto fotografico, perché in America faceva 40.000 prodotti, cioè in tutto il mondo, però quello fotografico era un po' di supporto. Qualcuno diceva che avevano voluto comprare la Ferragna perché poi serviva da base per poi vendere i prodotti della 3M, e forse era anche vero, perché poi si sono trovati inizialmente un po' in difficoltà, poi abbiamo avuto dei problemi in seguito perché poi c'è stata delle ristrutturazioni dovute al cambiamento delle tecnologie, però ci sono stati dei problemi. Questo si può benissimo valutare, perché poi abbiamo visto le conseguenze in seguito, ecco.
quando sono entrato mi hanno portato in una saletta piano terra e dopo un po' è venuto un signore che era uno dell'ufficio del personale e mi fa alcune domande, mi chiede appunto che cosa avrei voluto fare, cosa pensavo di... Ma io ingenuamente, perché a 15 anni non è che si possa avere già una visione della vita e delle altre cose. E ho spiegato un po' così sinceramente cosa pensavo. Vabbè, poi dopodiché mi hanno portato su negli uffici e di lì è stato l'inizio. Mi hanno presentato un segretario e mi dice questo sarà poi il prossimo, il tuo capo e di lì dovrai seguire tutto quello che ti dice lui. Io il mio lavoro inizialmente era un po' ragazzo di studio, facevo un po' di tutto, ho iniziato a aiutare i disegnatori che chiamavano, dicevano avrei bisogno delle puntine, io gli portavo le puntine, poi avrei bisogno di lucidi che servivano per disegnare, io andavo, li prendevo e li portavo. E nel frattempo poi ho iniziato a fare i primi disegni, mi dicevano qui c'è un disegno, devi copiarlo, allora mettevo queste disegni, cose che ho fatto dopo pochi mesi, quando ero lì, ecco, è stata quella l'esperienza iniziale. I ricordi erano legati anche, soprattutto da ragazzo, perché poi dopo 15 anni sono ritornato a Savona dove erano i miei parenti, però io andavo avanti e indietro col treno. Però diciamo come periodo, come diciamo dopo lavoro, era molto interessante perché oltretutto all'interno avevano sviluppato una specie di club, di 3M club, dove lì c'era diverse attività sia di carattere ludico sia di carattere sportivo, c'erano parecchie cose ed era organizzato anche abbastanza bene, sempre con che poi, prima era chiamato CRAL, prima diciamo dalla guerra, prima della fine della guerra, dopo è diventato dopolavoro che era legato poi alle associazioni di culturali e ludiche, ecco. Io lì in particolare non ho fatto niente perché io fino all'età di 22 anni ho studiato e non avevo tempo, ero sportivo e facevo dello sport per conto mio. E prima di 15 invece andavo sempre e frequentavo i locali del CRAL e andavo soprattutto al cinema. Mi ricordo tanti film, Sciuscià, tanti film legati proprio ai vecchi diciamo registi, no? Che allora erano famosi e tanti film appunto li ho visti lì, di Germi, cioè tantissimi, no? Era frequentatissimo, a parte il fatto che dentro non era vietato fumare, perciò era una nuvola, nonostante tutto anche noi ragazzi prendevamo un sacco di fumo, però c'era pieno perché lì a Ferragna la gente andava al cinema, perché lì c'era un grosso, in questo CRAL c'era un grosso bar dove la gente poi andava a giocare, a carte soprattutto, c'era il biliardo, c'era diverse cose, c'era anche chi voleva fare per esempio del teatro, c'era anche diventava anche un teatro lì quando si tirava su tutto il terrore del cinema, diventava un teatro. C'era, la gente a Ferragna aveva appunto sviluppato parecchie cose lì dentro e passava il tempo anche benissimo. Io mi ricordo che da ragazzo c'erano bellissimi veglioni dove anche i miei genitori andavano, bravissimi ballerini, chi l'ha conosciuti lo poteva anche dire, e io andavo con lui, accompagnavo, poi mi addormentavo sulle sedie, vabbè, però andavamo tutti quanti. Poi c'era un stuolo, un nugolo di ragazzi, allora erano tanti ragazzi, soprattutto dalla zona Filmagna, dove appunto c'era molti ragazzi che seguivano i genitori, ecco. Noi ci divertivamo anche lì, a fare anche un gran rumore, ecco. Io mi ricordo il periodo della Befana, perché poi noi ragazzi, dopo il primo dell'anno c'era la Befana,
e davano sempre dei regalini. Allora organizzavano soprattutto qualcosa lì al CRAL, e veniva anche a volte anche il direttore, e si faceva dei giochi di ragazzi, si proiettava dei film per ragazzi, tutte queste cose qua, e davano dei regali, davano dei regalini, insomma. Questo facevano un po' tutti gli anni, ecco. Mi ricordo un affare, una specie di carretto, che aveva un carrettino che aveva una specie di babacetto legato ai pedali, no? E quando tu facevi andare sto carrettino, i pedali giravano, sembrava una cosa bellissima, ecco, questo tanto per dire. Ma poi c'era un fatto, questi regali oltretutto, perché poi c'era anche un discorso legato ai dipendenti, c'erano dipendenti che collaboravano per fare questi regali dalla Befana, oppure quelli del pacco, e c'era un dipendente che costruiva dei regali in uno di questi garage che erano lì in Filmagna. E noi ragazzi andavamo a curiosare, a vedere, e costruiva questi regali. Poi regalavano anche facevano anche dei regalini anche interessanti, anche istruttivi, regalavano delle dame, degli scacchi e tanti altri, insomma, regalini, ecco. Negli anni 70, diciamo questo, io mi sono poi, avendo anche un'esperienza fatta con i laboratori lì, con il settore del triacetato, poi sono passato anche con altri a fare anche un po', seguire un po' diverse cose degli impianti nello stabilimento, impianti di ventilazione, impianti di tubazioni di acqua, di solventi, di tutto. Perciò mi sono fatto un'esperienza notevole, mi ero fatto, oltre che quello perché uno degli impianti base era proprio quello del triacetato, c'erano tantissime cose che venivano poi ripetute anche in tanti altri impianti, e con quell'esperienza lì mi ero occupato anche di altri, diciamo, settori dello stabilimento. E proprio per questo motivo, quando sono venuti gli americani all'ingegneria, ero stato scelto per fare un lavoro di coordinamento, cioè quando c'era un nuovo impianto da fare, bisognava unire i vari diversi lavori dell'ingegneria, metterli insieme, poi presentare tutti questi lavori per decidere poi il proseguo del lavoro. E tra uno di questi mi ricordo che nel periodo degli anni 70 era stato deciso poi di fare un impianto di poliestere a Feragna, fare un impianto di poliestere, e allora è venuto un olandese, si chiamava Van Hood. E io ero stato dato a lui come collaboratore per seguire poi tutto questo iter di tutti questi impianti per fare poliestere. Perché, cioè, invece di utilizzare il triacetato, si era passati al poliestere, che poteva, oltre che servire per il cinema, per altri settori, veniva usato anche per le cassette, per le piccole cassette che venivano poi vendute. Però è successo che dopo un certo numero di tempo, cioè un numero di anni, lo Stato aveva dato degli incentivi al Sud, ed era stato tutto trasferito poi a Caserta. E di lì non se n'è più parlato. Allora poi io, dopo quello, mi sono fermato un certo periodo e sono passato poi alla manutenzione. Io negli anni, poi fine anni 70, 76-77, sono passato poi alla manutenzione. Inizialmente ho iniziato a fare il preparatore di lavori, no? Quando c'era un lavoro di un impianto, non di grosse dimensioni, ma certe modifiche in certi impianti, in certe cose, io preparavo i progetti, che praticamente bisognava fare un intervento un po' multisettoriale, perché io, avendo una conoscenza anche da geometra, e nel settore meccanico e nel settore anche impiantistico, ma potevo sviluppare un certo tipo di progetto che poi presentavo al mio capo lì alla manutenzione, e questo poi veniva poi attuato, e eravamo in contatto anche con le imprese che dovevano fare questi lavori, ecco. In più poi ho seguito anche la parte gestionale, sono stato un certo periodo anche in un ufficio dove
si seguiva anche le spese di gestione della manutenzione, però preferivo il settore tecnico, allora sono stato poi mandato in un settore dove ci occupavamo poi della manutenzione preventiva. E di lì è nato poi l'ultimo periodo, che è stata poi la conclusione del mio lavoro. Io ho iniziato poi lì nella manutenzione preventiva a occuparmi di parti di ricambio e standardizzazione dei materiali. Un lavoro abbastanza interessante, perché esisteva inizialmente anni prima, poi era stato sospeso ed era stato dato a noi, eravamo diverse persone in quell'ufficio e abbiamo fatto la standardizzazione di diversi materiali tecnici che venivano utilizzati nello stabilimento. Avendo una conoscenza anche specifica di impianti, facevamo l'analisi di tutti i prodotti e materiali che venivano utilizzati, no? Di manutenzione e anche di materiali a volte nuovi che dovevano essere impiegati, e di lì preparavamo tutte specifiche. Io avevo la possibilità di andare poi nelle biblioteche, nella biblioteca che era vastissima, dove c'erano tutte le normative, e di lì facevo poi attraverso un sistema computerizzato, facevamo tutte le normative, tutto quanto, e nello stesso contempo avevamo, io in particolare, mi ero preso tutta la gestione delle parti dei ricambi dello stabilimento, dei ricambi tecnici delle macchine. E avevamo fatto un lavoro veramente bello. Negli ultimi anni mi sono trovato bene, avevo anche qualche collaboratore che veramente si era fatto un bellissimo lavoro. Perché come era stato spiegato, io ho visto delle interviste, c'era diverse officine di reparto che gestivano a loro volta dei piccoli magazzini. C'era un magazzino centrale in Ferragna dove c'era parecchie parti di ricambio, per esempio piccole tipo le cinghie, tipo altri prodotti che venivano utilizzati in tutto lo stabilimento. Poi in ogni reparto c'era un'officina di reparto che a loro volta avevano altri ricambi, e avevamo standardizzato tutto, anche quello. Cioè, dal punto di vista delle spese avevamo avuto anche dei risultati, perché avevamo fatto calare anche le spese di determinati prodotti. So che alla fine noi avevamo fatto una specie di computo di tutto quello che è le parti delle camere che erano stabilimento dalla Ferragna, e avevamo un totale di circa 12 miliardi di prodotti messi in tutto lo stabilimento, pari del cambio di macchine. Ecco, un'altra cosa interessante che ci tengo anche a dirlo: quando facevamo gli studi per standardizzare i materiali, mi ero occupato anche di standardizzare i materiali che praticamente avevano inizialmente dell'amianto, e dato che l'amianto c'era già delle normative nel periodo, erano già nate negli anni 70, che si era saputo che cominciava a essere dannoso, però gli stabilimenti e gli isolamenti venivano utilizzati, soprattutto anche negli impianti, e c'erano diverse cose che dovevano essere cambiate e modificate. Allora io tutti i prodotti che esistevano, che avevano amianto, abbiamo cercato di sostituirli con prodotti che erano, che non erano dannosi. E questo mi ha permesso di fare uno studio sull'amianto, sulla pericolosità dell'amianto, proprio abbastanza approfondito, tanto più che l'ASE di Carcere era venuta a sapere di questo studio e ha voluto anche una copia di questo, perché effettivamente era stato fatto bene. Io, avendo anche un po' un'esperienza, avevo studiato anche un po' 2 anni di università di biologia, mi piaceva anche interessarmi anche di queste cose, e allora ero andato a vedere tutte le normative, che soprattutto erano americane, e le avevamo tradotte, abbiamo visto qual era la possibilità di avere dei prodotti diversificati che non provocassero dei problemi anche alle persone. Questa è stata una cosa notevole che mi aveva dato molta soddisfazione. Io ritengo che dal punto di vista di flessibilità del lavoro
forse si pensava che le persone con l'esperienza che avevano accumulato prima potessero portare la loro esperienza anche in altri settori. E probabilmente questo anche aveva anche un certo qual modo diciamo, di essere, perché ho visto che tante persone che avevano lavorato in diversi settori alla fine davano anche dei risultati anche buoni su altri settori. Cioè, probabilmente questo imparare diciamo, su diverse cose poteva alla fine dare dei risultati. Almeno per me è stato anche così, perché avendo lavorato su tante cose, sempre nell'ambito tecnico però io parlo, ma altre persone, magari anche su altri settori, avevano dato anche dei risultati anche buoni. Io ritengo che probabilmente sarà stata anche quella la mentalità anche a livello dirigenziale che si voleva anche portare avanti. Era anche una produzione difficilissima, perché bisogna avere una conoscenza in tantissimi settori che in molti stabilimenti non si aveva. Non si aveva, non si poteva avere, perché lì si partiva dalla produzione di materie prime semplicissime fino ad arrivare al prodotto finale. E lì si passava proprio in tantissime cose, no? Cioè, seguiva proprio un iter che penso che in settori chimici uno stabilimento con tanti valori aggiunti come lo stabilimento della Ferragna non lo so se esisteva, perché beh, in altri settori chimici si faceva un prodotto, si utilizzavano diciamo, delle formule chimiche, però oltre a quello sì, qualche prova magari diversa, però non c'era come all'Aachen, allo stabilimento Aachen o alla Montecatini dove esistevano. Però la Ferragni era proprio uno stabilimento veramente diverso da tanti altri, perché si faceva tutto lì dentro, dalla A alla Z. Tanti prodotti si inventavano nello stabilimento. E dove abitavo io, lì a Ferragni, a 100 metri dallo stabilimento, esisteva proprio fuori un piccolo stabilimento dove si facevano delle piccole quantità di copulanti, che puzzavano anche da matti, che noi a casa a volte si sentiva degli odori di aglio, no? Di cose prodotti anche, forse anche velenosi, però si faceva pochissime quantità. E c'era appunto quel fatto che tante cose venivano proprio fatte lì sul luogo, veramente lì, ecco, si inventavano quasi tante cose. E tutti noi eravamo un'unica componente con questo, ecco. È stato importantissimo perché sotto tutti i punti di vista ha avuto un impatto anche socialmente interessantissimo. Io mi sono dimenticato di dire che c'è stato ancora una breve parentesi dove ho fatto anche sindacalista. E questo già a 20 anni, non l'ho detto perché poi volevo appunto puntualizzare qualche cosetta in fondo. A 20 anni sono stato un mio collega che era dalla CISL. Mi dice, sai, io adesso devo passare di categoria, sai, non vorrei più un tale server se tu entri al mio posto come sindacalista, mi faresti un piacere. Io lì per lì non avevo voluto farlo, poi altri colleghi mi hanno detto, ma fallo perché forse hai le caratteristiche anche di poter. Vabbè, ho fatto questo e perciò a 20 anni mi sono trovato poi eletto dagli impiegati come loro rappresentante, una cosa stranissima, perché io esperienze ne avevo poca, pochissima, però questo mi è servito anche diciamo, per tenere anche certi. Non è durata tanto questa esperienza, perché poi quando mi sono accorto che era difficile riuscire diciamo, a fare diverse cose bene, io sono un tipo che è difficile che riesca. Cioè, o le fai bene o non le fai. Dopo qualche anno, visto anche l'andazzo, mi sono poi tolto dai sindacati e ho smesso. Però questo mi è servito anche perché poi successivamente ho capito che tante cose contavano anche se fatte in un certo modo. E lì, diciamo, dal punto di vista sociale, la Ferragna, poi diventata 3M, ha avuto senz'altro diciamo, un valore grandissimo, perché oltre che a dare il lavoro, il pane a tantissime famiglie, anche dal punto di vista sociale aveva dato anche tantissime cose. Perciò quando poi
è finito tutto, è caduto un'era, come si può dire. Anche socialmente c'è stata poi un'aridità che è diventata spaventosa in tante cose. E questo è male perché allora si viveva forse anche non con tante cose, però con tante possibilità, però quel poco che c'era ti veniva dato e avevi anche soddisfazione lavorando all'interno. Io dico la verità, ho lavorato molto bene in quegli anni, mi sono trovato bene, ho avuto anche un aiuto, sinceramente devo dirlo, che mi hanno aiutato anche tante persone per potermi poi diplomare, che forse non avrei potuto diversamente. Però questo mi ha dato anche la possibilità di capire che insomma, tra le persone specialmente c'è sempre coloro che aiutano gli altri e danno una mano. E questo l'ho potuto constatare di persone, di prima persona. A livello diciamo dirigenziale c'era, come dicevo prima, molta disciplina, una mentalità che poi è cambiata col tempo, è cambiata moltissimo. Però questo è stato un po' l'inizio di una storia che poi è finita, perché poi anche a livello anche nazionale, a livello diciamo internazionale, si è modificato anche la mentalità. Forse doveva modificarsi perché ormai erano cambiati anche i tempi. Il fatto che è subentrato il digitale ha dato il colpo, l'ammazzata. Poi c'è stata la questione anche del radiografico, che essendo poi la coda che è intervenuta per comprare i brevetti, poi a termine, io non c'ero già più quando è successo quello. Non ce l'ho più la legge a filmare, ci sono stato per fino a 15 anni, poi ce l'ha andato, a mia mamma l'ha andato diversi anni lì a Ferragna, io ero sempre lì diciamo vicino allo stabilimento, però poi mia mamma ha preferito andare a Savona e abbiamo poi abitato a Savona. Sono diventato savonese per un po' di anni, poi quando mi sono sposato, tra l'altro io ho sposato una ragazza che ho conosciuto nello stabilimento, poi ci siamo fidanzati, ci siamo sposati, lei ha lavorato ancora qualche anno, nel frattempo poi siamo andati a abitare a Ferragna, a Savona. A Savona ci siamo stati ancora qualche anno, poi siamo ritornati su e sono andato dove, vicino a Millesimo, a Roccavignale, un paese lì vicino che era un po' più vicino allo stabilimento, facevo anche più presto andare poi a lavorare. Sono passato recente perché io frequento ancora dei colleghi e ogni tanto ci troviamo, andiamo a fare qualche mangiata per trovarci noi colleghi anche di Ferragna e anche di diciamo di leva, qualcuno di leva, tra cui c'è appunto c'era anche Occhetto, c'era anche. Certo che è triste vedere come è stata ridotta. Pare che tanti fabbricati sono già stati tolti, erano già addirittura demoliti, però ormai non c'è più niente. È una cosa veramente triste passare di lì, ecco. Vedere cos'era, pensare cos'era prima e vedere cos'è adesso. Ma il discorso soprattutto per quanto riguarda il lavoro, questo è un fatto negativo al 100%.